Sassari è pronta finalmente a vivere il grande evento, l'arrivo di uno dei nomi più importanti a livello internazionale nel campo del coiffure, Sal Giaquinta. E noi potevamo mancare? Vi presento dunque il coordinatore, l'ideatore, il matador di questa manifestazione, di questo seminario, Ambrogio Marra. Eh sì Stefano, sono molto orgoglioso di avere come ospite Sal Giaquinta su questo seminario dove si parlerà di tecnica, si parlerà di coiffure, si parlerà di morfologia, si parlerà soprattutto di stile. E allora oggi tutti a lezione di stile. L'hotel Carlo Felice ospita uno dei seminari internazionali del maestro Sal Giaquinta, di origine siciliana, ma ormai da anni cittadino del mondo, con alle spalle una carriera fatta di successi in mezzo mondo e da qualche anno trasferitosi in Perù. Più di 60 parrucchieri della zona corsi al seminario per imparare non solo tecniche nuove, ma soprattutto come fare stile. Beh, essere stilisti è un nome che non vuole sostituirsi a quelli che sono gli stilisti della moda, abbigliamento o meno, però lo stilista d'immagine, quindi il consulente d'immagine, è quella persona che crea stile ad ogni cliente, ad ogni persona, attraverso la sua figura, attraverso il suo colore naturale, attraverso la sua morfologia, attraverso il volto, e quindi rispettando la naturalezza e rispettando quella che è la persona, creandogli uno stile addosso, senza identificarsi con una moda ben precisa. Ah, e qui siamo arrivati, ecco perché a me piaceva tanto venire in questo evento, perché io sono un po' fissato con le non mode, nel senso, cioè, creiamo noi la nostra moda, ognuno di noi può avere la fantasia e le potenzialità per creare uno stile, invece di andare a copiare sempre quello degli altri, e tu fai questo. Esatto, esatto. Il mio obiettivo da sempre, da circa 20 anni che lavoro su questo progetto, dal 1992, è quello di individuare e dare ad ogni persona una propria identità stilistica, quindi un proprio messaggio, una propria comunicazione, perché le persone siamo diverse, le persone siamo diverse dentro e siamo diverse nell'aspetto esteriore della propria figura, della silhouette, e quindi non si può copiare un lavoro di un altro inserendolo nella testa di un altro o meno, quindi copiare non è positivo. E questo probabilmente è la differenza, lo dico io per te, fra un parrucchiere professionista e un parrucchiere che taglia i capelli. Cioè, quando vai da un parrucchiere professionista che ha una formazione ampia così in questo senso, allora veramente ti stai mettendo nelle mani di uno che in toto sa guardarti e consigliare per te lo stile giusto. Apprendiamo subito da Sal che il segreto è seguire con naturalezza le caratteristiche di ognuno, senza stravolgere e snaturare le peculiarità proprie di ognuno di noi e valorizzando anche i difetti che, ci dice, possono contribuire a creare la nostra unicità. Ma noi siamo curiosi, si sa, e allora vogliamo imparare nel concreto come si fa a capire che stile ci si addice di più. Seguiamo quindi dall'inizio la trasformazione che Sal farà sulle sue due modelle. Adesso però vorrei scendere più nel dettaglio, anche per magari dare qualche consiglio a casa. Cioè, su questa ragazza, ha un bel viso, ha dei begli occhi, però ha un capello corto, io non credo si possa fare più di tanto. E comunque, qual è lo stile che le si addice? Cosa bisogna guardare in lei e che cosa bisognerebbe cambiare eventualmente? Innanzitutto abbiamo fatto un'analisi morfologica. È vero che abbiamo i capelli già corti, come si può vedere nell'immagine, però non è un cortissimo. Abbiamo visto le spalle, il collo, la conformazione cranica, poi abbiamo visto che ci sono degli occhi importanti, c'è una forma morfologica, il rapporto proporzionale spalla-collo che non è molto evidenziato, non è saltato. Avete notato che tipo e che tipologia cromatica della pelle abbiamo? Infatti il colore dei capelli che colore è? È caldo o era freddo? È freddo. Lei ha un colore di pelle freddo, chiaro freddo, ha degli occhi chiari freddi, e quindi per creare un'armonia di colore, di forma, ho cercato di creare un'immagine che avesse come riferimento lo stile degli anni 20. Continuiamo dunque a vedere il lavoro che Sal fa sulla bella Carla che, come vedete, viene valorizzata in modo del tutto naturale, anche nel colore dei capelli, molto aderente alla realtà, con tinte non troppo artificiali senza quindi appesantirle il volto.
adesso invece su questa ragazza, che invece lei no, lei ha gli occhi molto grandi, a meno che io non mi sbagli. Tra l'altro ho imparato che bisogna guardare gli occhi, che possono essere convergenti o divergenti. Cioè, se fra i due occhi ci sta un altro occhio intero, allora gli occhi sono simmetrici, giusto? Se invece non ci sta un occhio, sono convergenti. Se ce ne sta più di uno, sono divergenti. A seconda di questo fattore già ci sono scelte completamente diverse. La seconda ragazza che stiamo guardando adesso, lei no, mi sembra che abbia un occhio abbastanza basso. Cosa si può fare invece per alzare l'occhio? Beh, nel caso specifico di questa modella abbiamo degli occhi grandi che tendono ad essere delle forme un po' tondeggianti come morfologia. Quindi il gioco della frangia, il gioco del chiaro, dello scuro, per dare e creare l'attenzione sugli occhi, e quindi tutto va concentrato sullo sguardo. Tagli geometrici e lineari, uno stile preciso e ben definito che darà alla modella uno stile moderno e trasgressivo pur senza appesantirla. E mentre Sal prepara le sue due modelle per il gran finale, andiamo a conoscere alcuni dei partecipanti, un folto gruppo di professionisti della zona che per tutto il tempo abbiamo visto silenziosi ed attenti a carpire ogni singolo dettaglio dei preziosi insegnamenti. Grazie, ho visto che ti appuntavi qualcosa durante il corso. Sì. Io ho visto delle linee e non ci ho capito niente, cos'era? Abbiamo appuntato le varie dimensioni di regolarità del viso, la morfologia, il colorito del volto, a seconda delle proporzioni del viso, quindi adeguare un taglio, una scalatura o meno, insomma quello che oggi ci ha presentato. Ma può servire questo nella pratica, concretamente, quando ti viene una signora a Sassari? Sì, è la regola numero uno, perché a volte arriva la cliente già con la foto della modella, a parte ritoccata magari con Photoshop, e quindi irreale, e dice vorrei questo taglio che però per forma del viso oppure tipo del cappello su di lei non si può proprio fare, o comunque non viene lo stesso effetto. La lezione di oggi era proprio basata su questo, cioè non è che ogni taglio va bene per ogni tipo né di viso né di cappello. Abbiamo deciso però di presenziare a questo evento non solo perché ovviamente non potevamo perderci la presenza di Sal Giaquinta qui in Sardegna, ma anche perché lui è l'ideatore e il coordinatore a livello internazionale di un progetto bellissimo, socialmente utile, che si chiama Progetto Senza Frontiere, di cui tu sei il coordinatore regionale. Noi ci impegniamo e ci diamo da fare a far sì che queste persone qui possano imparare una professione, possono avere sicuramente una dignità come persone, creandosi un lavoro e ricreandosi poi a livello personale. Un progetto ambizioso, quello di Sale Ambrogio, che ambisce a risollevare alcune zone povere del Perù, in cui c'è una situazione davvero di grande miseria. Zone in cui non esiste solo la miseria e la povertà, ma in cui occorre portare tutto, dall'inizio. Diritti, regole, professioni a loro sconosciute, politica e una organizzazione civile. Inutile qui portare aiuti economici fine a se stessi, occorre insegnare loro dei lavori con cui un domani, si spera il più vicino possibile, loro stessi riusciranno a creare un'economia che li faccia vivere in modo civile e dignitoso. Avete capito perché stiamo parlando di questo argomento? Non solo perché è interessante, ma anche perché continuiamo con la nostra linea, cioè il fatto che tutti noi singolarmente e solo noi con le nostre iniziative possiamo un po' far cambiare questo mondo. Perché se aspettiamo la mano dal cielo, la politica, il governo o chi per loro, veramente non riusciamo. Siamo arrivati a un limite, abbiamo toccato il fondo, per cui solo noi singolarmente possiamo fare delle cose. E come vedete, con un po' di volontà, lui ci ha provato. Ha trovato la soluzione giusta, l'incastro giusto, e adesso riesce a fare uno e l'altro, e questo è apprezzabilissimo, anche perché noi tutti qua, anche chi sta male, bene o male una possibilità la può avere, fatica un po', si inventa qualcosa, lì no, lì non esiste nessuna possibilità, lì c'è meno del meno del meno, cioè non esistono neanche le professioni. No. Lì il nostro settore, escludendo, ribadisco, la città di Lima, zone di Lima,
fuori, diciamo, da queste zone ovviamente non esiste, non esiste un regolamento, non esiste niente, quindi ci sono, diciamo, delle difficoltà soprattutto nelle donne. Ecco, questo è un progetto che è rivolto anche soprattutto alle donne, ragazze madri, donne sole, donne senza compagno, magari con 2, 3, 4 figli. E quindi la cosa interessante che ho scoperto è che c'è tanta volontà e tanta dignità di voler imparare un qualcosa che gli permette di poter portare avanti la propria famiglia, i propri figli, e per dare una libertà, non nel senso economico, ma quello di poter crescere e dare una dignità, un qualcosa anche ai propri figli in questo senso. In poco tempo subito i primi risultati e sempre più persone coinvolte. Occidentali che invece di pensare sempre a sé decidono di regalare un po' del loro tempo a dei popoli nati purtroppo in luoghi apparentemente senza Dio. E così un gruppo di persone torna finalmente a sorridere alla vita. Ma se qualcuno volesse, anche da Sassari, perché poi queste cose succedono, certo, se certo. Qualcuno volesse, invece che fare 15 giorni alle Maldive o 15 giorni, non so, da un'altra parte, fare una vacanza formativa, bella, costruttiva, si potrebbe fare una cosa fattibile? Certo. Come si svolgerebbe? Chi dovrebbe contattare? Come si fa? Ma innanzitutto ci può contattare sulla nostra page fan di Facebook, Senza Frontiera. Ci può contattare all'interno con un'email o può contattare anche qui il responsabile, che è Ambrogio Marras. Veramente interessante, mi piace questo lavoro perché imparo tutte queste cose che altrimenti non avrei potuto sapere. Sono contento di averti incontrato. Io non so se potrò davvero mai venire in Perù, però parlando con te ho capito che è più semplice e più fattibile di quanto sembri, e quindi spero di poterci vedere presto. Anche voi fatelo, se avete voglia fate un'esperienza che servirà certo a chi state aiutando, ma soprattutto a voi, che di questi tempi ce n'è bisogno, che pensiamo tutti troppo a noi stessi e diventiamo troppo aridi. Vedete com'è bello lui, è solare, oltre ad essere siciliano, quindi è tranquillo per quello, è solare per questo, perché comunque conduce la sua vita, ma ha girato mezzo mondo e aiuta anche gli altri. È un insieme perfetto. Beh, questo ovviamente mi dà molto soddisfazione, molto piacere, e mi dà molta soddisfazione finché non l'ho provata diretta, quanto è bello poter vedere persone che desiderano crescere, migliorarsi e puntare a qualcos'altro che gli dà un po' il maggiore dignità.